ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sono partiti lo scorso 5 luglio i saldi estivi 2023 con una previsione di volume di affari per circa 3,4 miliardi di euro, ma già le prime stime, a quasi un mese di distanza, fanno registrare un calo dei fatturati rispetto allo scorso anno di quasi un 40%. Bisognerà attendere il responso finale, ma gli umori dei commercianti non sono dei migliori e il calo si sente. Come vanno questi saldi estivi? Molto bene. C'è molta gente, turisti girano molto e quindi ci accontentiamo. Tutto il 50% fino al 31 agosto. Rispetto all'anno scorso un po' meno, per meno turismo, però nonostante tutto bene. Cioè, tutto sommato bene. Pensa che il calo dipenda solo dai turisti o anche dal fatto del caro vita? Da entrambe le parti, cioè entrambe le cose. A Porto San Giorgio, complice il mercato settimanale, di gente ne gira molta, ma i più guardano e valutano, solo alcuni acquistano. Si vende poco? No, adesso è fermo proprio il lavoro. Secondo lei perché c'è tanta gente? Il money manca. Se c'è il money compra, se non c'è il money non compra. Ci sono stati anni migliori, devo dire la verità. Turisti, molti stranieri ho visto quest'anno rispetto agli anni scorsi, però mi aspettavo un po' di più sinceramente. Gira tanta gente ma comprano poco. Esatto, sì, esattamente.